Fischia del Vecchio, comincia Domagnano Faetano. Capiremo tra qualche istante se sarà in grado di riprendere la propria posizione. Mema, riparte il Faetano, l'apertura sulla destra, interessante, con il pallone che rimane ancora lì, Terenzi va alla conclusione vincente, il gol del Faetano dopo 8 minuti, Domagnano 0, Faetano 1. Nessun compagno pronto ad approfittarne, viene fintato il cross, Ceccaroli, una deviazione, la palla resta ancora lì, ancora Ceccaroli manda alto. Una spinta giudicata fallosa da Del Vecchio, calcio di punizione già battuto, Mema punta Ceccaroli, cross morbido per Terenzi che riesce ad agganciare ancora Terenzi. Mema per Gatti, Gatti dentro l'area di rigore, il numero 14 prova a mettere in mezzo, deviazione di Ferraro e c'è il calcio di rigore. Attende Mema, poi parte con la rincorsa. Mema, il raddoppio del Faetano al 40° minuto su calcio di rigore, segna Mema, Domagnano 0, Faetano 2. Vedremo se ce la farà appunto la formazione allenata da Nicola Ranocchini. Faetano che comunque ora avanza, la posizione regolare per Mema, la palla fuori, vicinissimo alle trisse, Marcelian Mema. Fall, controlla e riesce a raggiungere un compagno, poi l'apertura di prima sulla sinistra per Pini che controlla bene il pallone, Pini, chiusura di Nanni. Bacchiocchi elude l'intervento in scivolata di Persici, avanza ancora Bacchiocchi per Fedeli, può puntare Terenzi, ora il traversone morbido per Babboni che di poco non ci arriva. Fedeli, ancora Domagnano in avanti, Fedeli punta Eboli, pallone sul destro, non riesce però ad andare alla conclusione. Bacchiocchi per Ceccaroli, indietro Nanni, un'occhiata ai compagni, le tiro cross e pallone in rete, il gol del Domagnano al 56°. Sorpreso l'estremo difensore del Faetano, cross di Simone Nanni indirizzato probabilmente a nostro avviso sul secondo palo. In questo frangente rinfrancati dalle gol di Simone Nanni, dobbiamo dirlo però per onestà che probabilmente è stato frutto anche di un traversone errato da parte del numero 29, non volontario. Ora un brutto colpo al Danni di Composto che resta a terra, Ceccaroli protesta con il direttore di gara ma arriva il cartellino rosso. Domagnano in 10 uomini, espulso Ceccaroli, rosso diretto per lui. La formazione giallorossa. Pallone profondo per Pini che parte in posizione regolare, riesce a controllare il numero 11 contro Nanni. Palla dentro l'area di rigore per Mema, una serie di finte del numero 9, Mema sul primo palo, la deviazione in corner di Colonna. Squadre ora molto lunghe e anche il Faetano ha la possibilità di partire in contropiede con il controllo ottimo di Ruocco. Ruocco serve Mema dentro l'area di rigore, Mema cambia ancora il punteggio al 3-1 del Faetano a 10 minuti dalla fine, Faetano 3, Domagnano 1. Ferraro, rimessa laterale, va trovare Angelini, poi Lombardi, in mezzo a due, ancora Lombardi, va alla conclusione, vicinissimo al gol. Per il resto invece Pennarossa, Faetano, Fiorentino, ma anche Juvenes Dogane e Domagnano sono racchiuse nel giro di un punto. Tomassoni, attenzione, era ammonito, intervento da dietro e arriva anche il secondo cartellino giallo. Tomassoni espulso all'89°. Troppa foga, ha giocato un brutto scherzo Luca Tomassoni che era ammonito, guadagna il secondo cartellino giallo, mentre c'è il calcio di punizione, viene dato il calcio di rigore perché sulla punizione di Bacchiocchi c'è stata tanta agitazione in area, sono caduti a terra diversi giocatori, evidentemente c'è stato un intervento falloso e arriva anche un cartellino giallo. In pieno recupero parte Fedeli, rete, il Domagnano segna il secondo gol, cambia ancora il punteggio, Domagnano 2, Faetano 3. Una vittoria
che si preannuncia molto combattuta, ricercata e preziosa. E arriva ora il triplice fischio. Il Domagnano perde 3-2. Si deve cedere al Faitano, un finale tesissimo.